Benvenuti alla 14ª puntata di Fast Forward, la rubrica che ogni martedì alle ore 12, perché abbiamo cambiato orario, il giorno rimane sempre lo stesso, parliamo di web marketing. Nella scorsa puntata vi avevo anticipato che ad agosto non parleremo di notizie ma di temi. Grazie a tutti per i suggerimenti, continuate ancora a dirmi cosa vorreste approfondire durante l'estate. Cominciamo con Google. John Mueller, che per tanti sarà il sostituto di Matt Katz quando andrà in vacanza, ha preso di mira i forum e i siti che ospitano contenuti generati dagli utenti. Andando al succo del discorso, ha detto che i proprietari di questi siti dovrebbero mettere il noindex dappertutto tranne nei contenuti interessanti. Ma è possibile che dobbiamo essere noi webmaster a impazzire dietro le regole di Google che cambiano spesso e che vengono comunicate sempre da persone diverse? E aggiunge, le nuove discussioni con zero risposte dovrebbero avere il noindex, assurdo! Dai Google, non mi dire che non sei in grado di fare una cosa del genere tu in automatico! Per bacco! Quindi, secondo John Mueller, un proprietario di un forum dovrebbe passare la sua vita a decidere quali contenuti possono essere indicizzati da Google e quali no. Oppure lui crea un algoritmo che in automatico assegna dei punteggi alla discussione. Ma noi non sapremo mai se questo algoritmo andrà bene anche a Google. Ma queste cose potrebbe farle Google in automatico, senza farci impazzire. Ora, tutti i forum del mondo dovrebbero usare il noindex, tranne uno, quello di Google. Eh sì, eccola, una bella discussione con zero risposte, senza noindex e indicizzata in prima posizione. Complimenti per la coerenza. E allora una richiesta, se non siete in grado di dare delle indicazioni chiare che rispettate anche voi, smettete di darle. Il web è cresciuto, non è più quello di 10 anni fa, ed è impensabile che oggi Google continui con questo stile comunicativo contro i webmaster e non insieme. Ma questa indicazione non riguarda solo i forum, ma tutti i siti che ospitano contenuti generati dagli utenti. E qual è il sito più grande al mondo che ospita contenuti generati dagli utenti? Wikipedia, che da oggi chiameremo però sito che ospita contenuti generati dai bot. Ebbene sì, quasi 3 milioni di articoli su Wikipedia sono stati scritti da un software che ha preso in automatico contenuti da altri siti facendo scraping e ha creato le voci in automatico. Quindi Google fa scraping di Wikipedia, che fa scraping di contenuti di altri siti e tutti questi contenuti sono generati da software. E allora mettete il noindex a Wikipedia, mettete il noindex anche voi. Se un articolo è scritto da un software non è di qualità, come farà Google a distinguerli? Ora, John Mueller, per coerenza, dovrebbe penalizzare Wikipedia fino a quando non inseriranno il noindex solo nei contenuti di qualità. E, ovviamente, anche il forum per webmaster di Google. E sapete cosa stanno facendo? Stanno togliendo le thumbnail dai video nei risultati di ricerca di Google, lasciando però prevalentemente quelle di YouTube. Il nostro caro e vecchio John ha detto che non è vero, ma subito dopo è intervenuto un Googler dicendo che mostreranno le immagini solo per i video più rilevanti. Un po' come la storia delle faccine in SERP, che prima ci hanno detto di utilizzarle nei nostri siti, di fare il collegamento con Google Plus, che sarebbero spuntate nei risultati di ricerca, e ora vengono solo esclusivamente dai contenuti sul social network di Google. Ma io non so se arriverò alla fine di questa puntata, è veramente difficile, non è solo Google che ci fa impazzire, ma voi lo sapete che hanno chiuso mail.ru? Mail.ru è il Gmail russo ed è stato chiuso dal Tribunale di Roma insieme ad altri 23 siti perché ospitavano due film illegalmente. Perché comunque uno deve stare calmo, loro se ne fregano, hanno chiuso Mail.ru con altri 23 siti, tanto spingono un pulsante, chiudono tutto, non ci fanno mandare le mail, poi noi siamo quelli che lavoriamo. Quindi ora se avete un fornitore russo o un cliente russo con la Mail.ru non gli potete scrivere. Oppure utilizzate un proxy. Una pazzia tutta italiana. In descrizione l'elenco di tutti i siti censurati in Italia a causa dei provvedimenti dell'attività giudiziaria italiana. Beh, sapete cosa mi consola? Che non siamo i soli pazzi. I nostri cugini francesi hanno fatto di peggio. Hanno fatto praticamente una legge anti-Amazon. Siccome in Francia lo sconto sui libri è massimo del 5%, Amazon aveva la consegna gratuita e quindi lo sconto del 5% insieme alla consegna gratuita aveva un prezzo super competitivo rispetto agli altri. È stata condannata a pagare 100.000 euro di risarcimenti. Da Amazon sono preoccupati, perché i francesi sarebbero i primi al mondo a pagare le spese di spedizione di Amazon. Un po' come quando li abbiamo battuti al mondiale, però su questo è meglio non fare battute. Comunque il proprietario di Amazon ha risposto in modo veramente forte. Ora le spese di spedizione costano 0,01 centesimi di euro. Che geni in Francia! A parte che si andrà alla Corte Europea, chissà cosa faranno con Kindle Unlimited. Il servizio appena lanciato da Amazon, che con 9,99 dollari al mese, consente di accedere ad oltre 600.000 ebook e 2.000 audiolibri, in modo illimitato. Il futuro non si ferma, sono loro che con le loro leggi hanno creato un livello di concorrenza non alla pari. Queste leggi sono del tutto inutili. Ma in questa settimana i nostri cugini francesi ci hanno regalato un'altra chicca. Una blogger è stata condannata perché il suo articolo dove criticava un ristorante era troppo visibile su Google. Il titolo era: un posto da evitare a
nome località più nome ristorante. Il giudice l'ha condannata a 1500 euro di risarcimento al ristorante più 1000 euro delle spese processuali. In più l'ha costretta a modificare il titolo in modo che la parola "un posto da evitare a" non fosse così troppo visibile. A sua colpa anche il fatto che aveva quasi 3000 follower su Twitter. Siccome la blogger ha cancellato tutto, in descrizione vi riporto il link su Web Archive e quello di un blogger che ha ricopiato pari pari il testo. E attenzione, ve lo voglio ripetere, non è stata condannata per diffamazione, ma perché il suo articolo era troppo visibile. E allora mi chiedevo, ma siamo più pazzi noi o ultimamente ce la stiamo giocando? Come diceva Crozza, ci sono nazioni che si stanno italianizzando? Beh, torniamo seri perché c'è una notizia un po' pesante, ognuno ha la propria sensibilità, io ve la dico senza nessun fronzolo e nessun commento. Il governo russo ha modificato la voce di Wikipedia relativa all'aereo malese, scrivendo che era stato abbattuto da ucraini. Il garante della privacy ci dice che tutte le email e telefonate che passano attraverso internet sono a rischio sicurezza. Grazie ad una falla è possibile copiare o deviare questi dati, ma la cosa che mi ha fatto più ridere è che loro non sono in grado di sapere se in passato qualcuno li ha copiati o li ha deviati. Vabbè, passiamo ad una notizia positiva che riguarda il nostro paese. Si sta lavorando alla carta dei diritti di internet, elaborare i principi e linee guida in tema di garanzie, diritti e doveri dell'uso di internet, voluta da Laura Boldrini. Beh, noi in Italia però siamo abituati a leggi e mosse dedicate a internet, quindi siamo sempre un po' paurosi. Però questa volta abbiamo in prima fila Stefano Quintarelli, una persona stimata da tutti. Quindi possiamo stare un po' più tranquilli. Tra le altre cose prendono spunto dal Marco Civio, che è la carta dei diritti di internet del Brasile. In descrizione il PDF e la traduzione italiana. Il Marco Civio appare un documento molto interessante che tocca vari punti. Accesso a internet è essenziale all'esercizio della cittadinanza. Inviolabilità e la segretezza del flusso delle sue comunicazioni via internet. Impedire la sospensione della connessione internet salvo per debiti derivanti direttamente dal suo utilizzo. Il fornitore della connessione a internet non sarà responsabilizzato civilmente per i danni derivanti dai contenuti generati da terzi. Beh, è una cosa sicuramente molto interessante, però stiamo allerta su questi temi. Internet non è loro, è di tutti. E passiamo velocemente alle notizie che modificano nel concreto il lavoro del web marketing. E non solo quelle prettamente culturali, che però è importantissimo sapere. Molti case study dedicati alla vendita di prodotti attraverso Facebook indicano come è molto più facile vendere i prodotti dentro la stessa piattaforma che non sul sito. Sarà forse per questo che in America Facebook sta testando il pulsante compra? Disponibile sia su desktop che su mobile. Così la persona effettua un acquisto rimanendo dentro Facebook. Intanto Facebook non si ferma a questo, ha lanciato l'Ad Manager su mobile. Finalmente potremo gestire le nostre campagne ADV tramite smartphone o tablet. E tutto questo mentre in casa Google è tempo di restyle. Infatti dopo la nuova grafica Google Alert vediamo come si è cambiato anche il tool che ci permette di testare il robot XT. E con enorme sorpresa, ma anche un bel po' di piacere e orgoglio italiano, quello di Enrico Altavilla, sviluppato tanti anni fa, resta il migliore. Ecco Google, dovresti pensare di più agli strumenti per webmaster, fare meno comunicazione a caso e pubblicare più ricerche che sono molto utili e servono nel nostro lavoro. L'ultima in ordine cronologico ha dimostrato come il semplice fatto di fare advertising nella ricerca può produrre effetti sulla brand awareness. Date uno sguardo in descrizione al box special mention, ci sono delle notizie interessanti. Mentre la risorsa della settimana è la mappa mondiale delle definizioni SEO creata da Andrea Pernici. È uno sballo. Andrea ha raccolto tutte le definizioni degli esperti SEO e voi potete farvi un viaggio tra queste dall'America all'Australia, passando ovviamente per il nostro paese. Ma non dimenticatevi di mettere mi piace e commentare questo video e, se ancora non siete iscritti al canale, cliccate e fatelo subito per non perdere la prossima puntata di Fast Forward ogni martedì alle ore 12.